Quando parliamo di costo è importante guardare al ciclo completo di vita del sistema di pompaggio. Sicuramente l'investimento di capitale per l'acquisto e l'installazione è un fattore importante. Anche i costi di manutenzione giocano un ruolo considerevole, ma il costo più rilevante è sicuramente il consumo di energia, che incide per circa il 90% del costo totale. Con Wire-to-Water Efficiency si intende l'interazione tra le prestazioni del sistema e della pompa, che determinano il punto di lavoro ideale della pompa. Questo dovrebbe essere centrato sulla massima efficienza possibile del sistema e configurato utilizzando componenti perfettamente abbinati. Il sistema Franklin ad alta efficienza, HES, include componenti perfettamente combinati. Un motore sommerso a alta efficienza a magneti permanenti, una pompa sommersa e un convertitore di frequenza, un filtro in uscita per sistemi maggiori di 230 V e un flussostato opzionale per i sistemi solar. Il punto chiave per il risparmio energetico e l'efficienza sono i motori con tecnologia a magneti permanenti. Diversamente dai motori ad induzione, con rotore a gabbia di scoiattolo, i motori ad alta efficienza contengono un rotore a magneti permanenti con lamierini magnetici bloccati da resina. L'eliminazione totale delle perdite del rotore nei motori a magneti permanenti si traduce in un miglioramento significativo dell'efficienza. Inoltre, il motore a magneti permanenti presenta un minor surriscaldamento interno e necessita di un'inferiore corrente assorbita per funzionare a parità di carico. Questa è l'efficienza standard dei motori asincroni. Questa è l'efficienza dei motori Franklin Electric a magneti permanenti. In questo modo si può ottenere un miglioramento di efficienza complessivo fino al 21%. Per il funzionamento di un motore a magneti permanenti è richiesto un convertitore di frequenza che ne migliora ulteriormente l'efficienza. Franklin Electric offre diversi modelli che sono adatti all'utilizzo con alimentazione da rete elettrica, grid o da pannelli fotovoltaici, off-grid. Una procedura guidata vi guiderà passo dopo passo attraverso le impostazioni del convertitore di frequenza, rendendo semplice la configurazione. Un ulteriore vantaggio dei sistemi HES di piccola taglia è la funzionalità di impostazione e controllo del dispositivo da remoto con l'app Franklin Electric, che non solo permette il monitoraggio, ma consente anche l'assistenza da remoto da parte del post vendita Franklin Electric. Anche i tecnici Franklin Electric possono connettersi al sistema per supportarvi durante le fasi di impostazione o resettare i parametri per risolvere i problemi. Per un supporto nella selezione del sistema più adatto alle vostre esigenze, usate il programma di selezione e dimensionamento HES che trovate sul sito internet. Puoi anche confrontare il risparmio energetico basato sul tempo di funzionamento e sui prezzi per l'energia elettrica. Se selezioni un sistema solar, puoi determinare il numero di pannelli fotovoltaici necessari, con un calcolo basato sulla localizzazione geografica e sul tipo di pannelli. Nelle applicazioni con pannelli fotovoltaici si hanno ulteriori evidenti vantaggi usando i sistemi alta efficienza Franklin Electric. L'irraggiamento solare ti dice quanta energia puoi ottenere dalla luce solare in quel momento. Ogni giorno si ha una limitata finestra temporale in cui la luce solare è sufficiente a far funzionare il sistema a piena velocità. Questo dipende dalla posizione geografica e dalle stagioni, dall'ora e dalle condizioni meteorologiche. Il sistema solar deve essere accuratamente dimensionato per raggiungere le prestazioni desiderate. Oltre all'irraggiamento solare, influiscono il numero di pannelli solari e la qualità con cui i convertitori di frequenza controllano motore e pompa. L'algoritmo MVPT di Franklin Electric massimizza le prestazioni del sistema. Ancora più importante della potenza è la tensione. La connessione in serie di un numero sufficiente di pannelli fotovoltaici genererà la tensione necessaria al funzionamento a piena velocità, ma con il mutare delle condizioni atmosferiche, la tensione potrebbe diminuire, portando il sistema a ridurre la velocità di rotazione della pompa. Di conseguenza, si riduce anche la quantità di acqua pompata. Secondo le leggi di affinità della pompa, questo non avviene in modo lineare, in quanto prevalenza e pressione vengono ridotte al quadrato, il che comporta un'ulteriore riduzione della portata quando si richiede un diverso punto di lavoro della pompa. Se non si è dimensionato correttamente il sistema, si rischia di incorrere nella situazione per cui il sistema si avvia, ma non è in grado di fornire un valore di prevalenza tale da garantire una portata d'acqua. Grazie al risparmio energetico del sistema alta efficienza, si ottiene una riserva aggiuntiva di energia, permettendo portate maggiori o periodi di funzionamento più lunghi e soddisfacendo sempre la richiesta di fabbisogno idrico e l'ottimizzazione delle risorse.
La funzione Voltage Boost di Franklin Electric permette di dimensionare i sistemi fino a 2,2 kW in base alla potenza necessaria e non alla tensione, permettendo una riduzione del numero di pannelli fotovoltaici fino al 50% rispetto ai sistemi standard. I vantaggi offerti dal sistema alta efficienza HES Franklin Electric sono notevoli. Efficienza superiore per un risparmio energetico e sui costi di funzionamento, fino al 21%. La configurazione non è mai stata così semplice grazie alle preimpostazioni e al controllo da remoto via mobile app. Nelle applicazioni solar si può ottenere una riduzione significativa del numero di pannelli fotovoltaici necessari, risparmio economico e una maggiore quantità di acqua per periodi più lunghi. Franklin Electric. We are moving water.